Ciao amici Drumset Mag e benvenuti a questa nuova lezione sul gospel drumming. L'esercizio che vedremo oggi attinge sempre alla regola che avevamo spiegato l'altra volta, delle mani all'unisono che servono come rinforzo di determinati fili, ed è così concepito. Un colpo all'unisono, oppure un flam, ma in questo caso è meglio un colpo all'unisono fra il piatto e il timpano, è un colpo con la mia mano sinistra, quindi la vostra destra, sul timpano di nuovo, e badate bene che dal piatto al timpano deve essere un colpo consecutivo che voi darete con un unico movimento, altrimenti è troppo lento. No. Utilizzare questa tecnica, quindi di scendere praticamente dal piatto verso il timpano con un movimento unico, poi mettere un colpo di cassa. A questo punto farete pratica con questo lick. L'idea sicuramente interessante è quella di alternare un colpo di cassa e due colpi di cassa, perché in questo modo il lick sarebbe di 4 colpi. Per renderlo un pochino più saporito, un pochino meno intellegibile, si può fare una volta di 4, una volta di 5 e farlo diventare un gruppo di 9 oppure due gruppetti spezzati, se vi piace di più pensarlo così. Maniera assolutamente interessante di utilizzare il timpano e il piatto, quindi timbriche ancora una volta assolutamente distanti, e può essere questa maniera. Quindi l'inizio, se considerate di partire da fuori della battuta, l'inizio dell'esercizio potrebbe essere in questa maniera. One.